io facendo il giornalista sono particolarmente crudele a volte, e insomma chi ti dice, o criticando ti dice, il libro contiene una serie di luoghi comuni sui siciliani, tu cosa rispondi? Dice, beh. Siamo partiti da quello, siamo chiaramente il tutto è partito dalla goliardia di prenderci in giro, che se ne dica, il siciliano è autoironico, non si deve sentire sfottuto, ma noi ci prendiamo tanto in giro, magari non siamo, questa autoironia non è così spiccata come può essere all'interno dei romani piuttosto che dei napoletani, ma anche noi lo siamo. Sicuramente una mappa a stelle più fissa no, però la nostra autoironia ci porta a prendere questi luoghi comuni, a riderci sopra e riderci assieme, perché prima di tutto questi luoghi comuni li sentiamo cuciti addosso a noi, quindi ci piace mangiare, la sbutriata è sempre dietro l'angolo, siamo caciaroni e magari maldestri, e quindi agiamo a volte a minchia, quindi è questo, è la verità. Intanto ti informo che lì si sta facendo la trattativa per, che non è quella Stato Mafia, ma quello Pizzo Cliente per un ennesimo libro. Allora, grazie. Allora, nel libro, a proposito di trattativa, vorrei capire se esiste una voce legata al termine mafio, alla malavita o a qualcosa del genere? O è come nei romanzi di Camilleri, dove non sembra che ci sia la mafia, come si Montalbano, non esiste la mafia o quasi. Poi vorrei capire come è strutturato in voi l'enciclopedia, insomma, la cosa più negativa che abbiamo in Sicilia. Allora, c'è l'unico termine che abbiamo in qualche modo inserito all'interno del libro è la classica onomatopea, che abbiamo tradotto in su, ed è appunto in qualche modo. Allora, a memoria, se devo essere sincero, mi cogli in castagna, non lo ricordo. Sicuramente noi, non volendo comunque cadere all'interno del cliché mafia, perché parlarne in maniera ironica è molto difficile e si rischia sul serio di cadere in cliché che non ci appartengono, e ci sembrava un argomento molto spinoso da trattare, non ci siamo sentiti onestamente all'altezza. Quello che ci siamo limitati a fare è il nostro Totuccio in versione Il Padrino. Lo utilizzavamo all'interno delle nostre vignette sul web per invitare la gente a votare, cioè Don Totuccio diceva vai a votare tanto usaccio non ne sai, qualcosa del genere, tutto qua. Faccio la classica domanda proprio da giornalista, quelli che fanno le domande tristi. Allora, Siculopedia è qualcosa di giovane, qual è il progetto futuro, oltre a ristampare la terza edizione, visto che siamo già alla seconda? Cioè, qual è l'evoluzione di Siculopedia in quanto tale? Dopodiché invito Roberto a raggiungermi. Allora, facciamo conto che comunque il libro è uscito da appena un mese, anche se comunque è pronto da svariati mesi, e comunque la sua gestazione parte nel 2011, quindi è un progetto assolutamente nel divenire. Viva Dio, i termini siciliani non li abbiamo esauriti, quindi noi sul web continuiamo a fare le nostre definizioni, e il futuro, a mio avviso, è assolutamente la nostra mascotte. Vedremo che cosa ci porterà, dove ci porterà questa marea. Roberta, avvicinati per un ultimo giro di voci tratte da Siculopedia. Grazie, sediamoci, Salvatore. Assolutamente, mentre utilizzando il gergo siculo dico a Salvatore che cacci sui tubet, cioè i soldi, così per così, no, perché me li tolgo dalle mani. Volevo concludere, ho cercato di trovare sempre qualcosa inerente il contesto di Don Gelato. Dopo che voi avete mangiato 2, 3, 4, 5 brioche, è diciamo fisiologico che vi spunti una protuberanza sotto il petto e sopra la cinta, che è la panza, dico.
E quindi vi do lettura degli innumerevoli utilizzi del termine panza. Panza. Addominali sviluppati grazie all'esercizio continuo, anche 5 volte al giorno, della ingestione di alimenti contenenti alta quantità di grassi, proteine e carboidrati, preferibilmente fritti e in certi casi anche sbattuto a muro. Tale esercizio permette all'individuo, anche in tempi di malora, di poter digerire persino le pietre. Il risultato di tale esercizio viene esposto con orgoglio tramite indumenti consoni e a evidenziare le suavi rotondità, tipo magliette aderenti, bianche soprattutto. Andiamo alla definizione, così praticamente come sono io in questo momento. Andiamo alla definizione di panzonello. Stato iniziale della panza ancora non sviluppata, ma che già porta i segni della aspirazione a grandi imprese e dalla conseguente aspirazione di qualsiasi alimento incroci per la strada, cioè proprio ce lo succhiamo, come si vuole dire. Panza china, stato perpetuo del siculo. Appena si crea un piccolo spazio all'interno, esso viene subitaneamente colmato tramite ingerimento di altri alimenti. Quindi il siculo, anche quando c'è appetito, aveva sempre la panza china, sempre. Panza vacante, di contro, non esiste nella dimensione sicula. Il siciliano non aveva mai la panza vacante. Panza all'aria, questo tra le altre cose è un qualcosa che avviene anche in questo periodo dell'anno. Stato fisico post panza china, che funge da defaticamento del principale muscolo del siculo e consiste nel depositare le proprie stanche membra in qualsiasi giaciglio che le possa ospitare in attesa di poter ricominciare l'esercizio preferito, quindi mangiare nuovamente. Adesso qui c'è una metafora, il termine panza è utilizzato in una metafora, panza lenta. Stato in cui tutte le informazioni appena ricevute non riescono a permanere all'interno dello stomaco dell'individuo siculo per più di 10 secondi. Quindi se avete una suocera magari che appena raccontate un vostro segreto, una confessione, già tutto il condominio dopo 5 minuti lo sa, potete appellarla come panza lenta. E questo è meraviglioso e vado a concludere, questa è un'espressione anche abbastanza diciamo moderna. Scimunetunta panza è meraviglioso. Stato mentale che colpisce improvvisamente il siculo, causandogli una reazione fisiologica involontaria all'interno del proprio addome. Tale stato induce l'individuo a una inarrestabile e perenne ilarità verso qualsiasi cosa interagisca con lui, trasformandolo in una iena ridens anche nelle fattezze. Diciamo che al nord si chiama stupideira, c'è anche il sinonimo siculo di sivo, ma comunque quando uno c'ha uscito da panza ride per non fermarsi più. Ringrazio tutti voi per avermi sopportato, grazie. Grazie Roberto, allora ultima domanda per te, forse abbiamo anticipato in parte le cose, si parla del gelato nel libro al di là dei termini, che ha parlato di Roberto, insomma dilettati? Sì, assolutamente sì, non potevamo non parlare di gelato all'interno del libro, chiaramente c'è un'ode ai nostri cibi preferiti, no? Della nostra tradizione, ci sono, che ne so, tutte le nostre pezzi di rosticceria, ad esempio l'arrosciuta, eccetera eccetera, c'è anche il gelato con il reading fatto da Roberto. Aiuto nella risposta Salvatore, perché ormai chiaro che per il siciliano il cibo non è dolce, o meglio il dolce è qualcosa con cui dilettarsi, non con cui alimentarsi, quindi il gelato non è un alimento, è un diletto, è un qualcosa che si prende dopo il pasto, ma tutto ciò che è pasto è qualcosa di grasso, di salato, di pesante. Il gelato non può essere considerato un pasto, quindi probabilmente è proprio per questo che in Siculopedia c'è upane cameusa, upane chipanelli, cazzille, ma il gelato diciamo non viene contemplato. Comunque non ha la stessa valenza, chiaramente. Esatto. A meno che non si parli di cassata o di cannolo, che o a Sfinge San Giuseppe, ma lì diciamo già sono cose un po' più elaborate.
Salvatore, allora io ti ringrazio per questa mezz'ora passata insieme, insomma, per averci arricreato, volendo continuare un termine siculo. Io ringrazio tutti voi per essere qui, vi invito a restare, a fare due passaggi. Uno, a comprare il libro di Salvatore Grassadonia, che è un autore siciliano e dobbiamo sempre mettere al centro i nostri autori, almeno qui, per poi farli conoscere all'estero. Per me l'estero è già lo stretto di Messina, Ustica. E poi vi invito al secondo passaggio, nel senso di passare qui da Don Gelato e prendere almeno un gelato, un qualcosa, in maniera tale che possiamo così autofinanziare l'evento come facciamo sempre. Per il resto io vi invito a tornare domenica, che c'è una cosa bellissima, c'è tutto questo spazio qui, un'area pedonale, l'area pedonale più bella di Palermo, il cosiddetto salotto buono di Palermo, noi lo trasformeremo in un'immensa casa del jazz e arriverà Nicola Svella Quartet. Nicola Svella è un ragazzo di Palermo che ha avuto successo a Parigi e che porterà la sua band qua, in questo spazio qui, e sentiremo del bellissimo jazz. Per il resto grazie Salvatore, grazie Roberto, e vi lascio al DJ Fabrizio Sansone, al suo DJ set. Per il resto la vostra direzione è quella, grazie Don Gelato, ciao!